E Radio Radicale con Marco Snato di Fratelli d'Italia commentiamo la notizia, secondo me la notizia del giorno, che insomma Giuseppe Conte ha chiuso il contratto con Beppe Grillo, un contratto insomma importante. È una notizia grossa. Che cosa significa? È rimasto sorpreso di questa rottura perché si parlava nella modifica dello statuto del Movimento 5 Stelle di in qualche modo di togliere la figura del garante, l'onnipotente elevato L'elevato. che sta sopra tutti. Sì, evidentemente la plastica conferma di un partito che non è più quello delle origini. Ognuno fa la sua valutazione se sia un bene o un male. Non è quel partito antisistema dell'uno vale uno, del doppio mandato, tutto quello che su quale c'hanno dei tagli della fine della povertà e di tutte quelle altre più o meno sciocchezze che ci hanno detto. Perde un po' quella verginità che si erano autoconcessi, peraltro nessuno gli aveva mai dato, diventa un partito che sta, tra virgolette, sul mercato, a mio modo di vedere, non con meno sciocchezze di quanto diceva prima, però con altre modalità. Credo che viene meno anche questa parvenza appunto dell'elevato, di questo personaggio che doveva dare chissà quale patente di affidabilità a questo partito, insomma, alla fine è anche un po' triste, insomma, di un personaggio come Beppe Grillo dal punto di vista anche politico, insomma. Insomma, credo che peraltro qui si dimostra come ormai Conte è il padre padrone di questo partito, insomma, un partito padronale, cosa che loro hanno sempre contestato ad altri ed è diventato peggio degli altri. Però c'è da dire che Conte in tutto questo è stato molto bravo, cioè da perfetto sconosciuto è Certo. diventato presidente del Consiglio e poi piano piano ha fatto fuori tutti, Di Maio, cioè tanto di cappello, ma chi è che ci Ma secondo riuscirebbe? lei è più stato bravo Conte o sono stati più sciocchini, usiamo questo termine, coloro che gli hanno permesso di sottrargli un partito, un'idea, una prospettiva, un'opportunità di governo? Questa, ai posteri largo sentenza, avrei detto il Manzoni. Se ne andrà senza fare rumore. Grillo ha detto il contratto continua ad essere attaccato. Cioè, questa cosa qua poi per voi potrebbe avere dei vantaggi, nel senso che se diminuisce la pressione dell'opposizione, che insomma ho visto che in questi giorni vi hanno proprio spaccato il capello su qualsiasi cosa, vi hanno attaccato, Sì, va bene. questo in qualche modo o Guardi, non la sentivate sta pressione? mi faccia fare una battuta. È talmente pretestuosa l'azione dell'opposizione che certe volte ci facciamo opposizione da soli noi. Ho capito a che cosa si riferisce. Grazie a Marco Snato. Grazie, Grazie, vedremo che cosa grazie. succede. Funziona, grazie. Grazie.